Si sta complicando la vicenda del testamento di Anna Maria Chiapp. Ci sono 5 persone, parenti di quinto grado, che potrebbero rivendicare la loro quota di eredità se la legge lo prevede e ridurre dunque l'ascito di 40 milioni di euro assegnati dalla 92enne ai poveri attraverso la mediazione del Patriarcato di Venezia. L'anziana è morta a Caneva il 12 agosto scorso e secondo le sue ultime volontà il denaro liquido, pari a circa 5 milioni di euro, i terreni e i fabbricati, che in totale raggiungono il valore di 40 milioni, dovranno essere gestiti dalla curia veneziana e gli introiti dovranno essere dati ai poveri. Inoltre la passione per l'agricoltura, la donna era laureata in agraria, ha spinto l'anziana a porre un altro vincolo sui terreni, che dovranno rimanere verdi e coltivati da giovani appassionati di agraria. Vincoli che impensieriscono non poco il patriarca Francesco Moraglia, che non ha ancora accettato la donazione. Un'eredità che si delinea molto importante, con delle indicazioni precise da parte di chi ha lasciato questo patrimonio al Patriarcato di Venezia, che è profondamente legato al territorio, all'agricoltura e all'aiuto di ragazzi meritevoli e bisognosi che in qualche modo potrebbero trovare la loro realizzazione professionale proprio nell'ambito dell'agricoltura. Ora si aggiunge un nuovo ostacolo, i parenti che discendono dal ramo materno dell'anziana, residenti nel Vicentino e in Emilia.